Nelle carceri del Lazio e SOS suicidi, 5 episodi dall'inizio dell'anno, preoccupa la situazione di Regina Coeli, la denuncia arriva dal garante regionale per i detenuti, Lazzaro Pappagallo. Il posto più sicuro del mondo, il carcere, il luogo di espiazione di una pena. Il posto più fragile, se dall'inizio dell'anno a Regina Coeli 4 persone si sono tolte la vita. Storie molto diverse di disperazione. Lo straniero libico si uccide dopo 3 giorni di isolamento per Covid. Il giovane di Città Reale arriva alla stessa scelta dopo una condanna in primo grado a 27 anni per omicidio. Un ucraino, accusato di aver ucciso la compagna, rivendica la sua innocenza ma rinuncia a difendersi. E un italiano senza fissa dimora forse non regge la vergogna della scabbia. Tutti sono passati per l'antico carcere dedicato ai detenuti in attesa, tutti risucchiati dai loro fantasmi che esplodono nella settima sezione. I motivi di crisi in carcere sono molti, sono legati in modo particolare ai momenti di passaggio che possono essere l'ingresso, possono essere un trasferimento, possono essere un giudicato. In quel carcere forse non dovevano entrare. Vittime di disagio psichico e sociale, di depressione, con condanne lunghe, avrebbero dovuto seguire altri percorsi, ma quando a Regina Coeli convivono 1000 detenuti, 400 in più della disponibilità, quando un'aula scolastica viene riadattata a cella, i risultati possono essere questi. Sicuramente il sovraffollamento ha determinato casi di isolamento non necessari, come appunto chi deve fare un periodo di permanenza causa Covid, e questo è un indice di rischio che spesso porta anche persone a suicidarsi. Il garante ha scritto alle istituzioni competenti per segnalare una situazione di dolore insopportabile e trovare con loro, nel rispetto delle competenze, soluzioni a un disagio profondo.